indicazione per Grazianise, il Conte Cagnano fisicamente non sosterrebbe ulteriori carichi, il Capo di Chino è bloccato dall'urbanizzazione circostante e ha dei problemi di rischi. E poi è interessante il quadro economico. Sul quadro economico, che sono cifre di tutto rispetto, quelle da spendere, e chiamerei l'assessore regionale Sergio Pietrelli, l'assessore dei trasporti e viabilità della regione, perché queste risorse bisognerà, se si vorrà puntare, se si decide di puntare su Grazianise, bisognerà trovare. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie agli amici Lucio Cazzano e Marco Sassatore che mi hanno offerto questa possibilità questa mattina di parlare di un tema che ovviamente vede spezzata la mia persona in due parti. Una parte è quello che ovviamente ha operato per tantissimi anni nel mondo aerospaziale e l'altro l'attuale assessore ai trasporti. Allora, innanzitutto parlerò un attimo all'assessore ai trasporti. Poi sarò molto breve. Chiedo scusa a tutti quanti voi, sarei voluto restare tutta la mattinata qui, ma mi hanno chiamato poco fa, avevo già avvertito anche l'amico Salvatore del Caldoro che abbiamo raggiunto urgente per i problemi che forse tutti voi hanno letto sui giornali del fallimento delle Airbus. Quindi vi chiedo scusa e chiedo scusa anche a coloro che mi hanno invitato e ospitato qui. Come assessore la prima cosa che devo dire è che molto spesso quando si parla di un aeroporto si va l'idea immediatamente ai passeggeri. Ovviamente nel quadro generale dello sviluppo del sistema del meridione del sud e in particolare della regione Campania, noi non possiamo considerare il concetto dell'aeroporto senza considerare che noi di fatti nel meridione un aeroporto commerciale serio intercontinentale non ce l'abbiamo. Stiamo investendo risorse notevolissime per le infrastrutture. Basta pensare soltanto che la Napoli-Bari, l'alta capacità Napoli-Bari viene più di 5 miliardi di euro, stimati ora, poi ci vorranno 12-13 anni per realizzare l'infrastruttura, si vedrà come evolverà nel tempo. E contemporaneamente abbiamo investito somme non trascurabili per quanto riguarda gli interporti e anche i porti. Avete sentito che con i grandi progetti abbiamo avuto l'esigenza di investire somme considerevoli nel porto di Napoli e nel porto di Salerno, così come attraverso la rete della metropolitana regionale abbiamo ottenuto nell'incontro scontro che abbiamo avuto a dicembre 2011 col governo, quando abbiamo dovuto fare la rimodulazione, io ho preteso che fossero inserite dei fondi, dico se ricordo bene, sono circa 91 milioni di euro, per risolvere l'annoso problema del trasporto su ferro tra il porto di Napoli e gli interporti via Traccia. Vi dico che è scandaloso pensare che oggi il porto di Napoli, in termini di trasporto su ferro, sta a stento sull'1% del valore totale, ovvero sia il 99% avviene su gomma. Questo vi dà un quadro non solo di iniziative che non sono state messe veramente a valore aggiunto,
noi stiamo chiedendo, e nell'ultima intesa generale quadro, che era già dopo la firma, era stato già inserito, che questo quadro infrastrutturale faccia riferimento agli investimenti che noi trattiamo a livello del governo, quindi non proprio solo dei fondi regionali. Quindi prima considerazione da un punto di vista di assessore: i fondi che stiamo investendo sono miliardi, e che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo sicuramente, come per aeroporti, ma anche per gli aeroporti e anche per
grandi spostamenti, il fatto stesso che si va verso il concetto di, che sono ormai già sviluppatissimo, ma portarlo ora nell'ambito civile e commerciale richiederà un altro po' di tempo, è il discorso che noi avremo una esigenza che gli aeroporti, per una serie di problematiche di sicurezza, ancora di più siano collocate in zone che abbiano una fascia di rispetto attorno di sicurezza piuttosto significativa. Cioè tutto ciò che stiamo facendo e che abbiamo già fatto per far volare gli aerei senza pilota, che già volano, la gente non li vede ma già ci sono, è fondamentalmente il discorso che poi in termini di atterraggio e dopo il decollo i sistemi di sicurezza, il livello di sicurezza richiesto, richiede degli aeroporti che abbiano una fascia di rispetto attorno più ampia. Quindi un primo punto, la dimensione maggiore degli aerei. La dimensione maggiore degli aerei vuol dire larghezza interruota molto più ampia, quindi si va a finire a, diciamo, piste da circa 75 metri di diametro, e andiamo verso un discorso anche che le taxi guai diventano più ampie, quindi anche l'aeroplano, mentre non abbiamo grossi problemi in termini di lunghezza di piste, perché proprio la tecnologia e l'efficientamento sta considerando di migliorare questo. Quindi un primo concetto, la dimensione degli aerei, che comporta aeroporti che abbiano determinate caratteristiche di piste e di taxiway collegate. Secondo punto, aeroporti che abbiano delle condizioni di aree di rispetto attorno piuttosto ampie, perché nel trasporto commerciale in particolare io prevedo che da qua a 10 anni gli aerei a bordo, un aeroplano commerciale non avrà bisogno di avere nessuno a bordo, forse uno che sta lì giusto a leggere su giornata e così via. Un terzo punto da non trascurare nel quadro generale, sempre in quest'ambito, è il discorso che tra non molto anche il concetto dell'automobile sarà un'automobile che diventerà una avio automobile. Ormai le condizioni generali sono sviluppatissime, per cui non è prevedibile in pochissimi anni, in 10-15 anni, che ci siano già sistemi commerciali di questo tipo. Questo quadro, per arrivare ora a dare il quadro di piano, ho dato un quadro sintetico, non potevo fare altrimenti, perché sennò ci vorrebbero 2 ore di tutto il piano che abbiamo già dell'infrastruttura logistica regionale. Ripeto che fra poco firmeremo il piano di infrastrutture nazionali e subito dopo io partirò per andare a finalizzare l'intesa generale quadro. Spiego un attimo, ci sono 2 fasi diverse. Noi stiamo affrontando la fase di quei progetti che sono già cantierati o sono cantierabili o almeno abbiano un progetto preliminare. Per chi non è tecnico, quando si sviluppa un progetto si parte da uno studio di fattibilità, poi si fa il progetto preliminare, poi si fa il progetto definitivo, poi si fa il progetto esecutivo, poi si fa il cantierabile. In questa prima fase col governo noi abbiamo messo tutto fino al preliminare, cioè se un progetto non ha almeno un preliminare non sta in questa fase, mentre nell'altro noi mettiamo anche quelli, diciamo, di tipo propositivo. Non a caso sto dando una risposta nell'intesa generale quadro già definita precedentemente col precedente governo, che il secondo governo Monti, col governo Monti, aveva già detto che avrebbe firmato. Io avevo inserito 50 milioni di euro per arrivare fino al progetto definitivo di Grazia Lisa come quadro di intesa generale quadro con il governo. Quindi un punto fondamentale, come dicevo prima, per chiudere, è uno che bisogna vedere questo in una rete di meridione regionale. Io come coordinatore nazionale della conferenza Stato-Regioni, della conferenza delle regioni e delle province autonome, cioè coordino la commissione di tutte le regioni italiane per quanto riguarda le infrastrutture, la mobilità e il governo del territorio, in cui rientra il trasporto e tutto il resto appresso. Una prima iniziativa che sto facendo è quella di ampliare le aviosuperfici e qualsiasi altro sistema che consenta di divulgare ancora di più l'aviazione generale. Ormai i costi dell'aviazione generale su un aeroplano piccolo costa 30-40 milioni di euro, si stanno introducendo anche specifiche tecniche più sofisticate, quindi siamo a livello di un'automobile. Come vi dicevo, stiamo andando verso l'aereo automobile, cioè un'automobile che è in grado anche di volare e di poter quindi operare nelle due condizioni, che sono cose, diciamo i più giovani li utilizzeranno, sicuramente non io. Quindi primo problema, quadro generale, noi dobbiamo vedere un quadro in cui tutto il sistema di trasporto si muove attraverso i piccoli aerei, l'aviazione generale, quindi un quadro di aerosuperfici di distribuzione, quindi di più sistemi di atterraggio e decollo.
privato